Ciao, come fargli sentire la tua mancanza? Se vuoi sedurre un uomo, se vuoi coinvolgerlo, devi fargli sentire la tua mancanza. Perché? Perché nel momento in cui lui sentirà la mancanza di te, avrà la conferma, inoppugnabile di essere innamorato di te. È come se dentro se stesso una vocina dicesse: ne senti la mancanza, vuol dire che sei innamorato, vuol dire che quella è la donna per te, conquistala. E allora inizia a innamorare, a inseguirti, inizia a fare delle cose per te. E per fargli sentire la mancanza, però, c'è un unico sistema: devi dargli e poi toglierli. Dargli la tua presenza, dargli il tuo affetto, dargli le tue coccole. Sesso un po' di meno, ma presenza, affetto e coccole, sì, anche diciamo un'attività sessuale senza andare proprio nell'esplicito. Nell'orgasmo fondamentalmente, giocare un pochettino, almeno inizialmente, nella fase iniziale, e poi però devi togliere. E lui la mancanza la sentirà quando togli, non quando dai. Perché io sento la mancanza di qualcosa quando vorrei quella cosa, ma non ce l'ho. Anzi, ti dirò di più, sento la mancanza quando non ho quella cosa e allora capisco che la vorrei. Pensa come si comportano i bambini piccoli. Se te prendi un bambino piccolo ed è un giocattolo, questo ci gioca per un po', poi si rompe le palle e non ci gioca più, lo lascia lì, lo guarda, ma non gli interessa. E non ne sente la mancanza. Se arriva un altro bambino piccolo che si mette a giocare con quel giocattolo lì, che lui non stava usando in quel momento, toh, combinazione, inizia a sentire la mancanza. E perché? Perché non ne ha più la disponibilità e allora lo vuole. Perché nel momento in cui ne sente la mancanza, capisce che quel giocattolo lì è importante per lui. Capisce che quel giocattolo lì è un bene prezioso e lo vuole. Questo è il modo con cui funzionano gli esseri umani. Perché tutti noi siamo sempre bambini. Il bambino continua a vivere dentro di noi. E quindi l'unico modo è quello di dare e poi togliere per far sentire la mancanza. Ma l'innamoramento avviene quando togli, non quando dai. Quando dai è solo un preparare il terreno, è a togliere che avviene il coinvolgimento e l'innamoramento. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!